Soverato riscatta alla grande, direi, la sconfitta con Talmassons, infliggendo il primo capo stagionale all'attuale capolista del Gironest, Cutrofiano, un 3-0 importante, giocando bene, soffrendo giustamente in alcuni frangenti come era prevedibile, ma alla fine la squadra è stata molto concentrata dall'inizio alla fine e alla fine ha meritato il successo. Beh, loro non erano primi in classifica per caso, cioè, soprattutto alla luce di tutte vittorie, nessuna sconfitta, una squadra che si era presentata qui con un rullino di marcia invidiabile, lottando, combattendo, vincendo in maniera convincente. Ne avevamo bisogno perché la partita di Talmassons ci aveva un po' scioccato, nel senso che ci aveva cacciato quelle certezze che avevamo, soprattutto loro, le ragazze, con il duro lavoro in palestra, acquistato nel trittico Macerata, Montecchio, Marignano. E quando questo succede diventa un po' complicato poi ritrovarsi, perché non sai da dove cominciare. Non sai se sei Dr. Jekyll o Mr. Hyde. Oggi abbiamo fatto una partita, secondo me, molto solida, nel senso che è quello che più o meno ho chiesto durante la settimana alle ragazze. Le partite vanno vinte anche giocando bene i punti importanti e cercando di abbassare quelli che sono gli errori gratuiti o comunque ciò che lavoriamo ogni giorno in palestra. Quello deve diventare una certezza, non si può poi andare in campo e far finta che quello che abbiamo lavorato non sia esistito. Poi è chiaro che dall'altra parte c'è un avversario, l'avversario può fare meglio di te, ma bisogna provarci e bisogna fare le cose. Oggi il terzo set l'abbiamo vinto sulle due cose che avevamo preparato durante la settimana e che avevamo richiamato adesso in un time out. Non è la pallavolo, ma è anche la pallavolo, quindi certo, la squadra giovane deve fare tesoro di queste cose, magari la sconfitta di Talmassons è servita, e ci auguriamo che adesso, insomma, in questo turno di riposo possiamo anche resettare in maniera un po' più tranquilla. Passo in avanti anche sotto l'aspetto dell'atteggiamento mentale alla partita rispetto a quella precedente. Sul 19-23 del secondo set la squadra non si è abbattuta, ci ha creduto, è rimasta concentrata e ha ribaltato il punteggio. Alla fine probabilmente quella poi è stata la chiave di volta anche per il terzo set, perché il terzo set obiettivamente poi si è visto un Soverato ancora più sciolto, che ha giocato in maniera più serena e ha giocato ulteriormente con maggiore grinta. Ma guarda, sicuramente la chiave della partita è stato il secondo set, abbiamo fatto un recupero importante, ma questa è la pallavolo si gioca e si vince anche su questi episodi, che però non sono frutto del caso, perché magari sono situazioni con il coinvolgimento di chi viene dalla panchina che io non ho mai considerato delle seconde linee. Voglio e pretendo di più da chi non parte nello starting six, e nel mio modo di lavorare, nelle mie abitudini, ho sempre tirato fuori tantissimo e lo voglio anche da questa squadra. Io le mie giocatrici non le cambio con nessun'altra, però pretendo assolutamente che si abbia la mentalità, quella che tu stavi richiamando prima, vincente. Poi dall'altra parte c'è un avversario e se l'avversario è più bravo di te gli battiamo le mani, ma la mentalità deve essere la mentalità di chi lotta palla su palla. Con coach Carratù commentiamo questa sconfitta di Cutrofiano qui a Soverato 3-0, primi due set equilibrati, probabilmente possiamo dire che la rimonta subita al photo finish del secondo parziale è stata poi la chiave di volta in negativo per voi. Sì, esattamente, l'equilibrio della gara secondo me è stato rotto da quel secondo set. Sembrava che stavamo rientrando in partita, stavamo prendendo un buon ritmo, soprattutto nel nostro fondamentale migliore che era la difesa, solo che la rimonta in quel parziale sicuramente ci ha tagliato le gambe. Ecco, la prima sconfitta in campionato per una squadra che comunque sta facendo benissimo, 6 vittorie consecutive prima di oggi, in testa al girone est, è una squadra che obiettivamente sta crescendo di partita in partita e quindi è un lavoro importante quello che si sta facendo. Assolutamente sì, noi ad inizio campionato non pensavamo di trovarci in questa posizione di classifica. Siamo contentissimi per quello che stiamo facendo. La partita di oggi sicuramente cerchiamo di fare in modo che sia una parentesi sul nostro percorso, fermo restando che si è perso su un campo difficile per chiunque, contro una squadra difficile per qualsiasi avversario. Tornando alla partita, possiamo
riassumere dicendo due set, primi due set equilibrati, poi nel terzo probabilmente ha influito molto l'aspetto mentale dopo quella sconfitta al photo finish del secondo. Sì, è così, l'analisi è esattamente questa. E, ripeto, quel finale di secondo set ci ha tagliato un po' le gambe, ci ha un po' dal punto di vista del morale e siamo andati sotto e di conseguenza abbiamo anche perso un po' di certezze tecniche e il terzo set sicuramente è da dimenticare.